Nel rinnovato campionato di eccellenza parte bene l'Aquila che batte per 2-0 il Delfino Flacco Porto. 4-3-3 iniziale per il rosso-blu di Cappellacci davanti il tridente di Paolo Micci che è Pellecchia. Il Delfino Flacco Porto di Bonati risponde praticamente a specchio. Petre, riferimento centrale, ai lati Falco e Gobbo Carrer. La cronaca, 13° traversone di Pellecchia e colpo di testa di Paolo fuori bersaglio. Ancora l'Aquila al quarto d'ora, sempre Pellecchia a inventare cambio di gioco che pesca Catalli, il cui tentativo sfila di pochissimo sul fondo. Rossoblu che continuano a spingere al 18° mettono ancora i brividi alla retroguardia della Delfino Flacco Porto, brava però a tenere botta e sbrogliare la situazione. Al 33° l'Aquila costretta al primo cambio, problemi fisici per Moscianese rilevato da Cipriani. E proprio Cipriani al 38° va via sulla destra e crossa trovando l'intervento con un braccio di Mazzucco. Il direttore di gara Gian Lorenzo di Sulmona non ha dubbi e concede il rigore. Dal dischetto si presenta Micichè che sceglie la soluzione centrale e potente, non dà scampo a calore. Al 41° proteste del Delfino Flacco Porto per un intervento in area rosso-blu ai danni di Gobbo Carrer. Il direttore di gara però in questo caso lascia proseguire e non concede il rigore. La ripresa si apre con il tentativo ancora di Gobbo Carrer per gli ospiti, che però non impensierisce Domingo Dalmasso. Al 20° gol annullato all'Aquila. Micichè controlla un pallone proveniente da destra e batte calore. Il direttore di gara però rileva un fallo di mano del 7 rosso-blu e non convalida la sua marcatura. Il gol arriva comunque al 27° su assist di Cipriani, segna ancora Micichè con un diagonale chirurgico che si insacca alla sinistra di Calore. Il Delfino Flacco Porto prova a questo punto a reagire, da prima con un colpo di testa di Petre, poi con la sventola di Sabatini che fa la barba all'incrocio dei pali. L'ultimo spunto di cronaca al 39° è di marca aquilana con una gran botta ravvicinata di Micichè che trova però la parata da campione di Calore. Finisce così l'Aquila domenica prossima riposerà, il Delfino Flacco Porto invece ospiterà il Chieti. Abbiamo fatto un pronti via bene, quando loro avevano la linea di difesa a 4, erano 4-4-2. Abbiamo sofferto un momento della partita quando loro sono passati a 3, si sono messi 3-5-2 e là abbiamo fatto un po' fatica e loro ci hanno creato qualche problema. Poi c'è stato l'infortunio di Moscianese che ci ha un attimino fatto... C'è avuto un problema muscolare all'inguine, quindi è da valutare durante la settimana. Però nel complesso il primo tempo diciamo che è stato, abbiamo contato 4-5 occasioni a gol i primi 18 minuti, abbiamo rischiato qualcosa, poi è chiaro che ci sta una squadra come la Delfino Flacco che aveva gli stessi punti nostri al girone d'andata, al primo campionato che abbiamo fatto. È una squadra che vive di entusiasmo, di freschezza, giovane, la temevamo molto come partita. Anche perché poi il calendario ci vedeva riposare domenica prossima e poi andare a Chieti, quindi era una partita dove i 3 punti erano vitali e di primaria importanza. Non ci è piaciuto gli ultimi 10 minuti, ecco, gli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto, è vero che loro gli ultimi 10 minuti hanno creato con quei calci d'angoli qualche situazione, qualche calcio munizione, che se prendevamo gol in quelle situazioni là, gli ultimi 10 minuti sarebbero stati molto, molto difficili, però nel complesso siamo soddisfatti, diciamo, dai, siamo ripartiti da dove eravamo rimasti. L'unica cosa che è mancata è stata la finalizzazione nel primo tempo sulle tante ripartenze che siamo stati bravi a fare, perché il primo tempo secondo me è stato eccezionale. Abbiamo fatto la partita, l'abbiamo preparato, tutti sotto palla, cercando di far andare loro sugli esterni bassi, che è l'unico, magari è l'unica parte del campo dove hanno meno qualità. Dopo la grandezza della squadra è stata correre, ma è stata anche con qualità ripartire, cioè non abbiamo sparacchiato via il pallone una volta ripreso, ma siamo usciti fraseggiando in maniera ordinata, salendo anche compatti e andando a contrattaccare, arrivando al tiro, a mio parere, e non c'è nessuna polemica, sto commentando solo la partita, il rigore per loro non lo commento, sono lontano, il rigore per noi è netto, c'è un rigore su Gobbo che cambia la partita 1-1, ma ripeto, è solo per commentare l'andamento della partita. Ringrazio la squadra, ringrazio anche il mister Cappellacci che ieri ha avuto per noi parole di elogio, lo ringrazio perché so che non era pretattica, ma lo dice veramente, lo dice sentito e devo dire che ieri purtroppo quando ho ascoltato la sua conferenza stampa ho capito che avremmo perso, perché quando ha detto l'importante è non perdere, l'importante è iniziare con calma, ho capito che non ci avrebbe dato campo, ho capito che ci avrebbe rispettato e nel momento in cui ci ha rispettato giustamente dentro la partita, perché poi, ripeto, sui singoli hanno avuto ovviamente qualcosa in più.